Buon anno, donne e uomini della Scuola del Popolo. A voi che avete partecipato ad uno spazio di democrazia, di crescita culturale, di approfondimento, qual è la Scuola del Popolo? E i numeri crescenti di visualizzazione dimostrano quanto ci sia bisogno nel nostro paese di uno spazio di diffusione, di democrazia, di organizzazione orizzontale delle cose, nello stesso tempo quanto questo rafforzi l'azione sindacale. Buon anno a voi con gli auguri tradizionali, la salute, la felicità, la serenità che formulo di cuore, però guardate, anche un buon anno di lotta, perché abbiamo un governo di destra, perché questo governo di destra odia i poveri ed odia i pensionati. Per questa ragione, oltre agli auguri tradizionali di cuore, un augurio altrettanto di cuore di buona lotta e buona presenza ad ognuna ed ognuno di voi. Un abbraccio. Sono Eliana Quintavalle e collaboro con l'Ospice CGL del comprensorio Rieti Roma Eva e mi occupo, per la Scuola del Popolo di Oristano, della rubrica Oltre il significato delle parole. Oggi sono qui per augurare a tutti gli amici, collaboratori e i fruitori della nostra scuola un 2023 di pace, solidarietà e serenità. Buon anno a tutte e a tutti. Un saluto a tutte e a tutti dalla sede dell'UIC di Oristano, dove si tengono parte dei nostri corsi. A parte mia, Luigi Taras, che sono il coordinatore della Scuola del Popolo CGL di Oristano, da parte dei corsisti, dei docenti e amministratori. Abbiamo il piacere di fare a tutte le scuole del popolo d'Italia gli auguri di buone feste per il nuovo anno, sperando fortemente per la fine dei conflitti in tutti quei luoghi dove infuria la guerra e nel ritorno ad una pace duratura. Tanti auguri a tutte e a tutti, Scuole del Popolo di tutta Italia. Buon anno! Buone feste! Buone feste a tutti! Ringraziarvi di aver seguito le mie pillole di matematica e fisica ricreativa della Scuola del Popolo di Oristano. Vi faccio gli auguri di buone feste a tutti. Finisce un anno non facile, un po' complicato, ma noi l'abbiamo finito parlando di dimensione politica della letteratura d'amore con la Scuola del Popolo, e io auguro a tutte e a tutti per l'anno prossimo un anno di amore politico, di legami, di vicinanza, e non sarà facile, ma non bisogna mai smettere di provarci. Arrivederci. Ciao, sono Patrizia. Volevo augurarvi buone feste e ringraziare in particolare la Scuola del Popolo per avermi coinvolta nelle letture. Abbiamo bisogno di incentivare la cultura e la Scuola del Popolo è un ottimo strumento, soprattutto in questo periodo buio per l'Italia. L'anno che verrà sarà forse più duro di quello trascorso, ma proprio per questo è importante viderlo con il senso della conoscenza e della solidarietà. Amici della Scuola del Popolo, ciao a tutti e tanti auguri di una fine dell'anno strepitosa e speriamo che il nuovo anno possa portarci la pace nelle nostre case e in tutto il mondo. Auguri, ciao!